Un appello per far conoscere la verità sulla rivolta e la violenta repressione del governo turco. A lanciarlo sul web è un italiano, Fabio Perrone, studente di 23 anni in Turchia per un progetto Erasmus, che parla di un vergognoso regime e di censura da parte dei media. Quello che sta avvenendo è di una gravità inaudita. La polizia è violenta, la maggior parte della polizia si muove in borghese e si confonde con la folla per poi picchiare i manifestanti. Ha atteggiamenti intimidatori e repressivi e tendono a prendere di mira in particolare chi fa video e registra quanto stia avvenendo. Ho notizie di scene, alcune viste anche direttamente tramite video, poi alcuni dei quali spariti dalla rete, di gente presa a calci e pugni a terra, ferma, già ferita, e anche le donne sono state tirate per capelli e picchiate in più di un'occasione. È successo appunto a casa di una mia amica, di mia conoscenza, che sono entrati, non si capisce bene cosa stessero cercando e chi. Hanno preso i documenti, controllato le persone, hanno avuto un atteggiamento molto intimidatorio, hanno cercato di scoprire chi fosse, hanno dissuaso dall'utilizzo dei social network di qualunque natura. C'è gente ferita, tra cui molte persone di mia conoscenza diretta. Molta gente ferita continua a recarsi nelle piazze, quindi ho visto gente contusa, braccia al collo, occhi neri e quanto altro anche di in peggio in maniera frequente. La gente viene portata in caserma da questi poliziotti in borghese a caso, anche gente che non ha niente a che vedere, che si trova lì per caso, che sta solo lì per riprendere o per vedere cosa sta avvenendo, nemmeno partecipa in prima persona alla protesta e tantomeno si è resa colpevole di atti di violenza di nessun tipo. Il mio coinquilino, qui presente, è stato portato in caserma, è stato trattenuto per molte ore, faccia al muro, senza fare nulla, intimidito, vessato, gli è stato urlato addosso, date spinte e cose di questa natura. È tornato a casa nervosissimo, dicendo che vive, che la polizia è fascista, sono fuori di testa, e mi ha detto di stare molto attento. Picchiano in particolare appunto chi riprende, e la prova del fatto che siamo dinanzi a un regime vergognoso è che Erdogan ha detto giusto ieri o l'altro ieri, non ricordo esattamente, anche negli ultimi giorni, che Twitter minaccia la libertà. A questo proposito è stata arrestata gente solo perché induceva e suggeriva o dichiarava la propria partecipazione alla protesta tramite social network. Per quanto riguarda il numero dei morti, ho sentito storie di 3 morti, 5 morti, 2 morti, forse 4. Allora, il numero dei morti è nettamente superiore. Purtroppo non c'è nessuna fonte certa che lo garantisca e dunque le voci sono voci e sono soggette a margini d'errore molto grandi. Però le notizie che ho io parlo di un numero di morti tra i 15 e i 20. In particolare ci sono diversi morti di cui non si parla ad Ankara e con ogni probabilità almeno uno, forse due a Smirne. Il motivo per cui il numero è nettamente superiore e non se ne parla è che tutti coloro i quali non muoiono direttamente nella piazza, nella protesta o da ferite da arma da fuoco, che vengono portati in ospedale in condizioni gravissime e muoiono dopo, non vengono dichiarati poi morti, ecco un'ambulanza di passaggio, anzi la polizia in questo caso sotto casa, non vengono dichiarati poi morti perché le autorità e il governo mette pressione sugli ospedali perché non lasciano trapelare le notizie circa il numero effettivo dei morti. Questa è la verità. Questa è la verità di quello che sta avvenendo ad Izmir. Un altro dato molto grave, aggiungo solo, la Turkcell ha dichiarato, e poi le notizie sono state fatte sparire a questo proposito, di aver subito pressioni da parte del governo turco per bloccare temporaneamente nella zona di Istanbul, questo aggiornamento di sabato, i telefoni perché non potessero essere utilizzati per spargere notizie sulla gravità dei comportamenti della polizia e tantomeno per organizzare la protesta, quindi per muovere i cortei, creare cordoni. La luce per alcune ore nei giorni scorsi è mancata ad Ankara perché per impedire alla gente di utilizzare internet. Questo è quello che sta avvenendo in Turchia oggi. In particolare voglio dirvi la storia di Matthew, un mio amico, che già ho condiviso su Facebook e su Twitter. Si trovava per caso lì, o meglio, stava accompagnando a casa un'amica donna che tornava a casa tardi perché sapeva che c'erano tensioni dalle parti di Alsancak, quindi in centro della città. Tornando solo, si è trovato nel mezzo di una situazione confusa di cui non riusciva a capire la causa. Un uomo lo stava seguendo, poi sono entrati due, poi tre, lui ha iniziato a correre molto velocemente finché ha visto una macchina della polizia e ci si è ignaramente messo dentro allo scopo di scappare da questi inseguitori. In realtà erano poliziotti in borghese, in combutta, o forse
personaggi di estrema destra, si suppone anche un'ipotesi, in combutta con la polizia. È stato portato in caserma, sono stati controllati i documenti, spento il telefono per alcune ore, vessato. Lui parla poco turco, quindi non ha capito molto di quello che gli hanno detto. Gli hanno chiesto i soldi, cercavano quindi di estorcergli anche del denaro dentro una caserma di polizia. E dopo alcune ore si sono resi conto che non c'entrava nulla, che tra l'altro lui è di colore, quindi visibilmente non è un cittadino turco. È stato mandato via con tante scuse. E lui ha fatto un'opera di denuncia sui social network di questo che è avvenuto. Quello che voglio dirvi in chiusura è cercate di condividere il più possibile quanto riuscite a leggere dalla mia bacheca, dai gruppi o dai social network in generale, perché quello che arriva sui media ufficiali è veramente ridicolo rispetto alla gravità della situazione che si sta manifestando non a Istanbul, non ad Ankara, ma in tutta la Turchia.